Ma non ti faccio sentire invece, molto più interessante, un'esperta di linguaggi stellari che si chiama Lorena Laurenti, persona molto interessante, molto interessante. Vai regia. Alieni, me l'avete chiesto in tantissimi questo video, finalmente mi sono decisa a farlo. Gli alieni sostanzialmente li possiamo dividere in tre categorie. Oh, alieni finalmente. Cattivi, noi cosa siamo? Cavie da laboratorio. Sperimentano su di noi, si collegano a noi, hanno bisogno della nostra energia, gli serviamo. Gli alieni cattivi, tre categorie ci sono. Gli alieni cattivi che si servono di noi. È molto interessante capire dove si annidano questi alieni. Ma perché prendi in giro? Queste cose sono serissime. Io la adoro questa qua. Enorme, andiamo avanti, sì. Andiamo avanti. Poi ci sono gli alieni cosiddetti neutrali e poi quelli di cui parlano quasi tutti gli operatori olistici sono gli alieni evoluzionisti. Evoluzionisti perché desiderano l'evoluzione della razza umana. Molto bene. Chi sono? Beh, i pleiadiani innanzitutto perché hanno inseminato la razza umana, ma poi ci sono tantissime altre specie che voi conoscete più o meno, siriani, arturiani, venusiani, atoriani. I parenziani, no? I parenziani non l'ha detto, cioè gli alieni parenziani sarebbe straordinario. Ma è i pleiadiani che hanno inseminato. È terribile. No, ma è peggio chi lo manda in onda. Ma voi preferite un approfondimento sugli alieni o sulla boccia? Ma ci siamo rotti a cazzo boccia. La Federazione Galattica, senti le cose serie. Una federazione sotto il quale ci stanno migliaia di specie, anche non conosciute, non rinomate, ma che collaborano a questo grande progetto per l'evoluzione. Ma oggi parliamo di quelli che ci vogliono fare apertamente del male. La sperimentazione di massa degli alieni. Sono degli alieni che ci vogliono fare del male. Ma ci non c'è nessun alieno. Non c'è solo Hamas che ci vuole fare del male. Ma non mi sembra un tema nell'agenda. Non c'è solo non mi sembra Hamas, un tema, ma ci sono anche gli alieni. Senti. Ma vaffanculo. Gli alieni chi sono? Cosa fanno? Qual è il loro modus operandi? Quello che vi sto per raccontare è quello che io ho visto in centinaia di casi nel mio lavoro quotidiano. In realtà loro stanno eseguendo una sperimentazione di massa in questi ultimi anni. Molto 2023 c'è una sperimentazione fortissima. Ormai la stragrande maggioranza delle persone ha addosso almeno un impianto alieno, magari anche piccolo, di grado basso. Ma nessun impianto ma ne ha alieno uno addosso. Beh ragazzi, io mi emoziono di fronte a queste cose. Io la abbraccio. Abbracci quella che ha ucciso lo scippatore, abbracci quella degli alieni. Abbraccio ma che cazzo abbracci tu? Fra poco proseguiremo con Lorena Laurenti che è diventata il mio mito. Se ti chiamasse in onda e se fosse vivo ancora Totò Riina, tu gli diresti grazie, ti abbraccio fortissimo. Sono con te. Ma come sono con te? Totò Riina, cazzo, un criminale assassino maledetto. Ah, roba incredibile. Sono con te, avanti tutta. Dici, come avanti tutta, Totò Riina? Non si può dire avanti tutta. Avanti tutta. Vabbè, intanto abbiamo detto un cazzo, un criminale assassino. Quell'altra ha ucciso uno scippatore. Non si può dire, ma avanti tutta. Io lo dico, l'avete detto? E non si può dire. E lo dici, avanti tutta. C'è passato sul cadavere tre volte, c'è passato sopra. Lo so, contro il politicamente corretto. No, ma che cazzo c'entra il politicamente corretto con uno che ha ucciso, che è passato sopra una persona in macchina tre volte? Contro il politicamente corretto. Ma non c'entra un cazzo, è passata sopra una persona tre volte e gli aveva solo rubato una borsetta. Contro il politicamente corretto. Avanti tutta. Ma avanti tutta è un cazzo. Processo, galera, per favore. Michele da Bologna. Questa trasmissione è il mondo al contrario proprio. È una roba devastante. Io non ho mai detto devastante. Che quello che ha fatto la signora devastante. È contro il politicamente corretto. Per precisare. Dai, chiudi che devo presentare sul libro qua a Camogli. Non avete capito un cazzo. Ma proseguiamo nel racconto dell'esperta di linguaggi stellari che è diventata il mio idolo, la signora Laurenti. Ci rubano un pezzo di anima e sperimentano la sperimentazione di massa degli alieni cattivi su di noi. Geniale. Vai regia. Si tratta più che altro proprio di una staccare un pezzettino di anima, portarsela via, portarsela in un laboratorio e farci quello che vogliono. La mettono in un guscio fisico e a quel punto sperimentano.
Però tu immagina, io mi pongo sempre il dubbio davanti a queste cose, immagina se questa cosa qua fosse vera. Io non lo so. Cioè, che ci sono degli alieni cattivi che ci rubano un pezzo di anima, un pezzo di noi, e vanno a fare degli esperimenti dentro un L'anima di l'immortacci tua, l'anima. Ma magari mi rubassero l'anima, mi rubassero tutto, ma venite qui, ma non me ne frega, ma venite alieni del cazzo, non mi interessano a me gli alieni, me ne strafotto degli alieni, possono rubare quello che vogliono. Senti, senti, però c'è una testimonianza diretta, senti. Viaggi astrali in cui recupero l'anima delle persone, visioni raccapriccianti, visioni di questi laboratori con migliaia e migliaia di lettini, migliaia per ogni razza. Incredibile. È un'invasione di massa silenziosa che nessuno comprende, nessuno la vede. Quando si parla di gli UFO invaderanno la Terra, sono già qui, ci hanno già... Nessuno la vede, vedi? Quando uno dice nessuno la vede, bisogna porsi una domanda. Perché nessuno la vede questa invasione degli alieni? Parenzo dice non la vede perché non c'è. Io dico che magari qualcuno la vede e ci mette in allarme, questo è il punto.